le cinture. Io l'ho già allacciata. E siamo in partenza. Yes! A sto giro definitivo, venerdì 14 gennaio. E si parte! Allora, dove stiamo andando? Come vi dicevamo nel video precedente, stiamo andando dalle parti di Desenzano sul Garda a trovare dei vecchi amici di Daria. E arriveremo lì per l'ora di pranzo oggi e vedremo poi più tardi dove trascorreremo la notte, quindi se sosteremo da quelle parti o se andiamo verso il confine. Andare verso il confine, fermarci a metà strada, vabbè, lo decideremo insomma. Strada facendo. Mm. E adesso andiamo a gonfiare i pneumatici, a fare l'ultimo check-up. Adesso andiamo a fare i pieni di tutto, benzina, spendere un po' di sghei. Esatto. Era tanto che non sentivi il rumorino del motore. A parte abbiamo una fumata bianca dietro. È freddo, fa freddo. Allora, siamo arrivati a Re Torbido, vicino Voghera. Siamo fermati qui perché era a metà strada da dove siamo partiti, quindi da Venezia a Ventimiglia. Abbiamo però il primo problema, ci siamo accorti, sentivamo puzza di gasolio mentre eravamo in marcia. Puzza di gasolio, il mezzo reagiva un po' meno. Però tu non volevi dirmelo, ma io me ne accorgevo. E nulla, ci siamo fermati. Credo che abbiamo un problema con la pompa del gasolio. Non so se è la pompa di aspirazione del serbatoio o la pompa di iniezione. Adesso domani siamo pieni di gasolio, comunque c'è una perdita di gasolio da qualche parte. Domani con la luce del sole cercherò di capire qual è il problema, sperando, purtroppo dubito, di riuscire a capire quale sarà. E nulla, oggi è venerdì sera, domani è sabato, quindi i meccanici sono tutti chiusi, per cui credo e temo che ci toccherà passare qui il fine settimana e aspettare lunedì mattina. Però abbiamo un parco fuori dalla porta. Abbiamo il vino, abbiamo il prosecco, abbiamo le patatine, quindi abbiamo la gioia. Vedremo. Siamo sfigati, punto, basta. Buongiorno a tutti. Allora, noi abbiamo passato la notte qui appunto a Re Torbido vicino Voghera. Sono le 8:20 del mattino. Io ho iniziato già a cercare di capire quale fosse il problema di sera, quindi la perdita, approfittando appunto della luce del sole. E allora, in pratica, spero che si riesca a vedere bene, non ne sono sicuro. Comunque, allora, non fate caso a questo tubo, che l'ho smontato, è quello dei recuperi dei vapori dell'olio. Allora, qui sotto, questa qui, in questa zona qui, abbiamo la pompa del gasolio. Per intenderci, questa è la pompa che tramite questo tubo, che spero si veda, preleva dal serbatoio, tramite questo rosso va andando verso il filtro del gasolio, che filtra e poi dal filtro va verso la pompa di iniezione. Allora, ripulendo tutta la zona, mi sono accorto che questo tubo, quello che va dalla pompa del gasolio al filtro, è lento. E allora, ipotizzando che la perdita fosse da lì, adesso ho provato ad azionare manualmente la levetta, questa qui, della pompetta C, ed effettivamente la perdita di gasolio, quantomeno una delle perdite di gasolio, se sono più di una, ma credo di no, viene da questo tubicino qui. Quindi adesso andrò a serrare per bene questo dado, comunque cercherò di confermare che la perdita è da qui, e se questo è il problema, direi che è andata di lusso. Nel frattempo vediamo che cosa ci sta preparando Daria stamattina. Cos'è che è? Crepe, l'hai provato a fare senza l'uovo oggi. Ma perché senza l'uovo? Una cosa nuova, proviamo. E vediamo come sono. Che stai per mano? Ma io non è che sono tanto d'accordo su sta roba senza l'uovo. E allora il problema dovrebbe essere risolto. Sono stretto il tubicino, il tubo, e la perdita non c'è più. Ho provato sia a mano che accendendo il motore, il problema dovrebbe essere risolto, quindi dovrebbe. Adesso facciamo correre un po' le bestie, tutte e tre. E nulla, adesso vediamo i programmi per stasera, perché forse ci vediamo con una persona e poi ci rimettiamo in viaggio verso la Francia. Questo invece è il posto in cui abbiamo trascorso
questa nottata d'emergenza. Qui da queste parti ci dovrebbe essere anche una panchina gigante, una delle panchine giganti disseminate credo in tutta Italia. Dove sono queste panchine giganti? In giro per l'Italia. In giro per l'Italia, quindi probabilmente tra un po', appena si stancano le bestie, andiamo a fare una visita a questa panchina gigante. Intanto ne approfittiamo bene per farvi vedere quest'area sosta camper a retorbido, ovviamente gratuita. A gratis. Naya! Naya, vieni qua! Qui abbiamo il carico dell'acqua e qui abbiamo lo scarico. Non so se lo volete vedere, ve lo faccio vedere comunque. E qui abbiamo Naya che non ascolta. Cancara! Ehi! Naya! Vieni qua! Naya! 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 Ehi! Ehi, vabbè. Non ascolta. In questo momento abbiamo finito di pranzare, siamo usciti dal camper e ci stiamo dirigendo alle panchine giganti, appunto. Questa è quella di retorbido, credo ci sia solo questa. Seguiamo le indicazioni. Arancione. Io sono curiosissima perché ce ne sono altre dislocate in giro per l'Italia, ma io non le ho mai viste e sono sempre stata curiosa e guarda il caso, siamo capitati qui. Retorbido. A retorbido, andiamo a vederla. Anzi extra large, sì. Considerazioni. Allora, bella, sinceramente c'è bella, c'è una piccola camminata in salita per arrivare ora in discesa, però esatto. Però panchina a parte, da qua sopra c'è una vista pazzesca. Bravo. Sì, veramente bello. Complice la bella giornata oggi. Io credo che siamo un po' contro il sole. Divertente. Vabbè, anche niente. La panchina comunque. Sì, vabbè, divertente la panchina, sì. Però vale la pena soltanto, cioè, per la vista. È un oggetto divertente da vedere. Non divertente, fruibile in modo divertente, ma è simpatica. Può essere. Che dire? Che dire? Ce ne stiamo tornando al camper. Questa sera abbiamo deciso di fermarci qua, di rimanere qui anche stanotte, così evitiamo di fare troppa strada col buio, sì. E domani mattina andiamo, dopo pranzo ci mettiamo in viaggio alla volta di verso 20 miglia. Abbiamo anche trovato il ghiaccetto. Cavolo, ti piace il ghiaccetto? Tieni amore, ti dedico un cuore. Hai visto che dolce che sono? La situazione delle nostre scarpe dopo la panchina è questa. Ah!
Allora, aggiornamento. Noi stasera la passiamo qui, sempre al retorbido, perché alla fine tra una cosa e l'altra, con la passeggiata di oggi pomeriggio, si è fatto un po' tardino, quindi abbiamo preferito metterci in marcia per Ventimiglia domani con la luce del sole. Nel frattempo, Darietta, sono uscita dalla doccia. Cosa che hai preparato? Bulgur e quinoa. Non sapevo neanche cosa fosse il bulgur, cioè non lo so tuttora. Con tonno e piselli. Con tonno e piselli. Allora, ieri purtroppo dopo il buongiorno, dopo che abbiamo fatto vedere quel mezzo lì terrificante, siamo rimessi in marcia per Ventimiglia e abbiamo avuto un altro problema col camper. Vibrazioni forti, insomma un po' di roba, cambio, frizione, motore, insomma delle forti vibrazioni. Siamo fermati, ho smontato sotto il cartello del camion, mi sono caduti giù tre bullonazzi, così, caduti giù, li faccio vedere. E nulla, adesso abbiamo trascorso la notte vicino a Savona. Stamattina ci siamo spostati qui a Savona in un centro autorizzato Iveco e stiamo aspettando che inizino a dare una controllata al mezzo. Siamo arrivati a sera. Allora, cosa ci dici? Com'è andata la giornata? L'ultimo aggiornamento risale quando eravamo davanti al meccanico che aspettavamo di essere visitati. Nel frattempo, visitati, non noi. Cosa è successo? Nel frattempo di cosa? Nel frattempo hanno visitato il camper. Non noi. Pare che non avesse nessun tipo di problema. La trasmissione Valina. Era tutto ok. Quindi siamo fermati lì, perché poi loro a mezzogiorno chiudevano. Abbiamo aspettato alle 2 perché a me non ci convinceva. Poi abbiamo fatto ricontrollare, accendo una luce, ricontrollare. I livelli del cambio e del differenziale erano dell'olio molto... del cambio. Sì, sì. Precisazione. Erano praticamente bassi, se non quasi inesistenti. Vabbè, sono stati rabboccati. Sta di fatto che il problema non è stato risolto, perché la fortissima vibrazione che viene dal motore, che poi si propaga praticamente su tutto lo chassis del mezzo in cellula, persiste. Quindi il problema non è stato risolto, sentendo un po' di gente... Iniziamo a ritenere, a dubitare che il problema sia legato al volano del motore. Il che, vabbè, non ci crea tanti problemi, pare che possiamo proseguire col viaggio. Sarà un viaggio vibrante, chiamiamolo così. E ansioso. Per la mia gioia. Vibrante, dai, vibrante. 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 Adesso però ci schiantiamo un aperitivo. Per fortuna esiste l'aperitivo. Ovvero Naya. Con Naya che è un po' triste, un po' spaventata, vero amore? Un po' spaventata dal camper che fa tanto rumore. Sì. Povera cucciolina. Vicino. E comunque in tutto ciò abbiamo finalmente valicato il confine Italia-Francia. Quindi in questo momento ci troviamo a Mentone. E dove trascorreremo la notte, poi domani vedremo. Andiamo in Camargue, dai. Su da farsi, quindi confine superato. E ci hanno anche fermato e ci hanno chiesto se avevamo dei migranti a bordo. Io ho detto ne abbiamo una e non ci hanno creduto, io non ero serio. Vabbè, comunque scherzi a parte, confine superato. Breve riflessione finale prima di terminare questo video. I problemi che avevo avuto in questi giorni, su cui poi non abbiamo dedicato tanto tempo per non tediarvi. Perché non eravamo neanche così. Perché eravamo un po' girati di scatole. Comunque prima la perdita di gasolio. Poi un problema che in realtà è più serio, perché probabilmente appunto è legato al volano. Comunque ci hanno un po', già dopo 4 giorni, un attimino sfiancati. E però... sono solo 4 giorni. Sì. Però vabbè, ormai proseguiamo così, amen. Non so se si può dire la parola che sto per dire. No, non si può dire pubblicamente. Comunque, nulla, no, noi vi salutiamo, è vero? Noi vi salutiamo perché, vabbè, vi salutiamo. Quindi termina qui questo video di valico del confine Italia-Francia. Ci vediamo al prossimo, dove vi faremo che vedere. È stato lunghissimo, tra l'altro. Sì, è stato non cioè, mai messo così da, tanto da Venezia. Ventimiglia, praticamente. Siamo partiti venerdì mattina. Una follia. Vabbè, dai, non fa niente. No. Vediamo next days come va. Speriamo di metterci meno a attraversare la Francia. Esatto. Basta, speriamo sì. Sì. E nulla.
ci vediamo tra poco, prossimamente, nel prossimo video. Ciao. Allora.